Un brutto Ragusa esce sconfitto ad opera di un Licata arrivato nel capoluogo ibleo con tutte le intenzioni di portare a casa la vittoria. La squadra di Anastasi, probabilmente alla peggiore uscita stagionale, ha meritato certamente la sconfitta ed il tecnico ibleo dovrà rivedere a lungo la prestazione odierna. Il Ragusa parte con il freno a mano e le prime azioni della partita sono di marca ospita. All'11esimo Scopelliti crossa per Riccobono, il cui colpo di testa finisce di poco al lato. Al 23esimo è lo stesso Scopelliti a fare fuori un paio di avversari in area di rigore, il pallone fa la barba al palo, si fa vedere il Ragusa al 29esimo con una sgroppata di Panatteri sulla destra la cui conclusione termina fuori. Al 35esimo fiammata dei padroni di casa, Panatteri pesca Buonarrigo in area di rigore, il numero 10 della Ragusa controlla bene e mette in rete. Secondo tempo, al 15esimo Arena manda alto in seguito a uno schema su calcio d'angolo. Al 24esimo Buonarrigo la mette al centro per Arena che tira al volo, Valenti blocca la sfera. Grande occasione poi per il Licata al 31esimo con Pasca che si trova a battere da solo di testa. La mira non è perfetta, ma la doccia fredda arriva al 37esimo della ripresa quando il nuovo entrato sugli sviluppi di un calcio d'angolo salta più in alto di tutti e mette il gol dell'1-1. Non è finita perché sul finale di partita è lo stesso Sani in contropiede a regalare la vittoria al Licata. A fine gara contestazione da parte dei tifosi locali nei confronti del tecnico azzurro Beppe Anastasi. Noi abbiamo fatto un approccio alla partita sicuramente non nelle nostre possibilità, nella nostra, quello che abbiamo sempre fatto sin dall'inizio del campionato. Sicuramente noi qua in casa c'è qualcosa che non va nelle ultime due o tre partite che abbiamo fatto. Vedremo il da farsi, perché sicuramente non possiamo andare a prendere tre punti fuori casa e andare a perdere in casa. Per tutta la gara abbiamo avuto, secondo me, più possesso palla, abbiamo sempre quasi tenuto il pallino del gioco noi e lasciavamo solamente a Ragusa accelerazione e ripartenze. Poi credo abbiamo avuto più occasioni rispetto a Ragusa durante la gara, perciò credo che alla fine sia un risultato giusto, un risultato meritato, anche in virtù di quello che abbiamo espresso, di quello che abbiamo creato.